Bene, adesso andiamo a farci la spesa e poi ci trasferiamo a Pesaris, la città degli orologi. E ci fermeremo lì per la notte e andiamo a vedere questo paesino. A più tardi. Cosa c'è? Ho dimenticato di mettere a caricare la power bank. Avevamo due giorni, il 2:20. Esattamente. Era nello zainetto. Sveglia, vedrai che la prossima volta ti ricordi. Va bene. Allora, spesa fatta e adesso si fa qualche chilometro e arriviamo a Pesaris. A più tardi. Eccoci, e questa notte dormiamo in questo parcheggio. Siamo nel campo, negli impianti sportivi di Pesaris. E questo paese è famoso per gli orologi. Adesso vi faccio vedere una mappa che ci porta dopo in centro. Eccola qua, siamo nella Val Pesarina, la Valle del Tempo. Spettacolo. Ah, c'è un altro parcheggio. Bene, siamo scesi nel parcheggio, siamo nel parcheggio dello stadio. Perfetto. Anche il panorama è fantastico. Com'è? Sto sistemando in modo che non scivoli la roba. Questo appoggiamo qua. Ok. Tutto un Tetrix. Ah già. Allora, questo qua. Questo sopra, così. La roba su. Buon appetito. Cos'è che stiamo mangiando? I cappucci con cosa? Salsa allo yogurt alle erbe. Vedi che con Sharky siamo più a dieta adesso. Sharky mi piace però. Ormai è Sharky. Ma Sharky è
Potrebbe essere il suo abbreviativo. Ecco. Il suo nomignolo. Quindi qua mangiamo di meno e siamo sazi. Prima mangiavamo come maiali. Avevamo più fame. Il forno, adesso... e quattro fuochi. E CCC. Qui. Tutto mignolo. Bene. Il panorama è un campo di calcio. vabbè. Bergamo. Ecco che la Lucy ha indossato scarpe che non sapeva neanche l'esistenza. Pronti le trekking? Io mai avuto un Ma... neanche l'esistenza non sapevi, amore. Cioè, sì, sapevo che esistevano, ma mica erano per me. Figuriamo. Ma io caldo. Tieni la cosa. Ma adesso c'ho caldo. Acqua potabile, fonte solforosa. Ah, si sente l'odore adesso. Realizzata nel 38, restaurata nel 2004. Cioè, ma scende così e si può bere? Sì, no, c'era il rubinetto lì da aprire. Questo è asciuttissimo, quindi non si cuore di sigaretta, vabbè. Però, no, non va. Però non la tengo la tua. Ecco il primo orologio. Arriva là sulla sinistra. Oh, guardalo. Che figo. Wow, che spettacolo! Abbiamo visto il primo orologio con le vasche d'acqua. Ogni ora si riempie una vasca e poi prosegue nell'altra per un totale di 12 vasche. E adesso stiamo vedendo un altro orologio a colonne. Che spettacolo! Ragazzi, che paese spettacolare, veramente bellissimo. Ne avevo sentito parlare, ma non ho mai avuto modo di venire. Dove ti giri è bello da vedere.
Fantastico. La Lussi cosa dice? No, vabbè, ma sta cosa degli orologi è spettacolare. Fantastico. È bellissimo il percorso. Sì. Uno più bello dell'altro. No, ma anche le case in pietra come sì, questa, beh, guarda. Ovvio, guarda qua. Guardate. È bellissima. Figo, figo. Queste sono le chicche che abbiamo in Italia. Ci sono passato davanti alla Lucy che stava facendo la foto. Fantastico. Allora, la Lucy si è documentata sull'uso di questo orologio meridiano. Vediamo se è in grado di spiegarci. Tanto guardatela che sta facendo l'esempio. All'altezza del mese. Ecco. Alla linea centrale. Allora, magari giriamoci così un attimo. E spiega quello che hai letto e dopo cercheremo di bisogna farlo. Bisogna posizionare i piedi a destra e a sinistra del in corrispondenza del mese. La proiezione dell'ombra, che non so... Oggi non c'è sole. Darà l'ora esatta e corrispondenza del numero. Quindi non hai capito niente. Ed è differente dell'ora che c'è a Pesaris, che è differente dal fuso orario, leggermente differente dal fuso orario. Ma io non ho capito qua il mese qual è. Scusa, ci sono i segni zodiacali, non c'è il mese. Il mese, guardali lì, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, vedi, quelli sono i mesi. 1, 1, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Ma perché 1? Quindi siamo a giugno. Giugno. Così? Sì. L'ombra? Non c'è l'ombra. Non c'è perché non c'è sole. Dovrebbe essere là, 14. Sì. Dovrebbe andare così. Vabbè, comunque è molto figo. Andiamo a vedere quest'altro, ma che bello. Acquario, pesci, toro. Oh. Fatti affidare di Google, ci ha fatto tornare in centro a Pesaris per poi tornare di nuovo fuori. Ecco la fabbrica dell'orologi, prima del ponte a destra. Sì, certo che anche noi sapevamo dove stavamo andando, poteva mai esserci una cascata lì, porca miseria, in centro paese. Poi questa fabbrica qua davanti, e la sede che probabilmente avrete fatto caso in giro per gli aeroporti, stazioni, in giro per tutto il mondo, perché lavora con tutto il mondo, la scritta Solari Udine, in questi posti qua. E questa è la sede principale. Quindi, se vi capiterà di vedere la scritta Solari Udine, sapete che è il paese. E questo Pesaris. Bene, qua dice di un ponte girare a destra. Eccolo lì che c'è l'indicazione. Porca miseria, ma indicavo anche un po' prima, no? Attraversiamo la strada prima che ci mettono sotto. Opla! Aspetta, con calma. Più 20 gradi. Più 20. 4x4. Guarda che alto. Allora, qua dice sentiero chiuso. Vabbè. Proviamo a vedere fino dove si arriva. Dai, proviamo a vedere. Ma siamo qua. Esatto. Che magari un cartello vecchio. Oh, che bello, già la montagna lassù. Guardate anche voi.
che spettacolo. Speriamo bene, dai. Aspetta che vado a controllare, sembra che il sentiero finisca qua. Allora, sto andando un attimo da solo perché non vorrei che la Lucy si faccia male, per capire com'è il sentiero. Wow! Wow! Vado a prendere la Lucy. Fantastico, purtroppo non si può andare avanti, ci sono gli alberi caduti e la Lucy purtroppo ha paura e quindi soffre di vertigini, non possiamo andare avanti. Mi spiace perché sarei andato avanti tranquillamente, ma non posso lasciarla sola, quindi a malincuore torniamo indietro. Vabbè, qua c'è un bel ponte e via. Oh. Bene, dove siamo? Bene, e anche Pesaris l'abbiamo visitata, fantastica. Cosa ne pensi? Peccato la cascata, ma vabbè. Vabbè, dai. Era un po' colpa mia, però era chiuso dagli alberi caduti, per quello. Andiamoci così, perché magari c'è il sole. Ecco. Per quello hanno scritto sentiero chiuso. Sì, beh. Giusto. Pericoloso. È giusto. Però ti sei posta un limite più. Anche questa volta. Un po' sei andata avanti. Mi sono fatto la capina addosso. Però che emozione hai, che ricordo hai. Infatti sono tutta zozza, guarda. Ecco. Di terra. Cioè si è visto che sono andata a fare l'avventura. Sì. Aspetta, forse se vado di qua magari. Eccolo qua. La possiamo fare. Comunque molto carina, molto bella, molto particolare. Bella. C'è una pace, mamma mia. Sì, non c'è praticamente nessuno. Niente, adesso torniamo da Sharky. Shark. Sharky mi è più simpatico. Allora tu lo chiami Shark e io Sharky. Ecco. E ci mettiamo al lavoro al blog e a questo video. Noi ci vediamo presto. Ciao!